Ciao e bentornati su Fuori Classe. Io sono Irene, insegno latino e materie letterarie in un liceo di Roma e Fuori Classe è nato per condividere video lezioni e materiali didattici con gli studenti e con gli insegnanti in questo periodo di chiusura della scuola a causa del coronavirus. Se vuoi sostenere questo progetto, ricordati di iscriverti a Fuori Classe. In questa lezione studieremo insieme le guerre macedoniche e la guerra siriaca. Nella scorsa lezione abbiamo studiato insieme la seconda guerra punica. Per chi l'avesse persa, lascerò il collegamento qui sotto nella sezione descrizione del video e qui in alto nelle informazioni. Come forse ricordate dalla lezione precedente, e se non ve lo ricordate andate subito a riguardarla, il brillante intervento romano contro la pirateria illirica aveva suscitato una certa preoccupazione nella più grande potenza del mondo greco, ovvero nel regno di Macedonia, guidato dal re Filippo V. Filippo V infatti aveva seguito con grande attenzione le vicende della seconda guerra punica, parteggiando però per i cartaginesi contro i romani e sperando quindi che i cartaginesi vincessero, al punto che all'indomani della battaglia di Cannae aveva stretto un'alleanza con Annibale, convinto che Roma fosse ormai destinata alla sconfitta. Come abbiamo avuto modo di vedere nella scorsa lezione, i pronostici di Filippo V si rivelarono sbagliati. Infatti, Roma si dimostrò in grado di agire sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista diplomatico contro Filippo V ed ebbe così inizio la Prima Guerra Macedonica. La Prima Guerra Macedonica si svolse tra il 215 e il 205 a.C. e la prima mossa di Roma fu quella di chiamare a raccolta e allearsi con i principali nemici di Filippo V su diversi scenari, ad esempio in Grecia, alleandosi con la Lega Etolica, e in Asia Minore, alleandosi con il Regno di Pergamo. Unito a queste forze, per sconfiggere la Macedonia, fu sufficiente un piccolo contingente dell'esercito romano. La Prima Guerra Macedonica, nel contesto della Seconda Guerra Punica, si può considerare un evento marginale, di secondo piano. Roma strinse quindi un'importante alleanza con il Regno di Pergamo e infatti i rapporti con il Regno di Macedonia peggiorarono non appena Filippo V attaccò il Regno di Pergamo con lo scopo di conquistarlo. Roma, che era uscita vincitrice dalla Seconda Guerra Punica, non avrebbe più tollerato l'espansione di una potenza rivale nel Mediterraneo e di conseguenza diede inizio alla Seconda Guerra Macedonica, che si svolse tra il 200 e il 196 a.C. Fu una guerra molto rapida che si concluse con una vittoria schiacciante da parte dei romani, in particolare grazie alla battaglia di Cinoscefale del 197 a.C., vinta dal generale romano Tito Quinzio Flaminino. Al termine della Seconda Guerra Macedonica, Filippo V si arrese e accettò di pagare a Roma una ingente indennità di guerra e promise di rinunciare a tutti i possedimenti al di fuori dei confini del Regno della Macedonia. Nel 196 a.C. i greci erano convenuti a Corinto per i giochi istmici e in quell'occasione Tito Quinzio Flaminino compì un gesto sensazionale, cioè dichiarò la libertà di tutta l'Ellade. L'entusiasmo fu generale e la promessa di Flaminino fu confermata dalla decisione di Roma di ritirare le truppe dalla Grecia nel 194 a.C. D'altra parte, Roma aveva ormai raggiunto il suo obiettivo di arginare la potenza macedone e di regnare incontrastata sul Mediterraneo. Non pensava ancora di estendere il suo dominio in Oriente. Inoltre, il gesto di Flaminino confermava l'ammirazione dell'aristocrazia romana nei confronti della Grecia. Ma il re di Siria Antioco III non si lasciò affatto impressionare dalla sconfitta della Macedonia da parte dei Romani. Anzi, approfittò di questa sconfitta per cercare di espandersi in Asia Minore e di attaccare e conquistare il regno di Pergamo, che ormai i Romani consideravano un intoccabile alleato. Inoltre, Antioco III aveva ospitato presso di sé Annibale, che era stato esiliato da Cartagine, e naturalmente i Romani avevano interpretato questo gesto come un atto di inaudita arroganza. Roma decise pertanto di intervenire ed ebbe così inizio la guerra siriaca, che si svolse dal 192 al 189 a.C.
Questa volta Filippo V, rivale di Antioco III, decise di schierarsi dalla parte dei Romani e il suo contributo fu essenziale per la vittoria. I Romani sconfissero Antioco III nella battaglia delle Termopili del 191 a.C. I legionari romani intervennero poi anche in Asia Minore, dove riportarono un grande successo nella battaglia di Magnesia del 189 a.C. Antioco, sconfitto, fu costretto a pagare un'ingente indennità di guerra e a ritirarsi nel suo regno. Annibale, braccato dai romani, fu costretto a suicidarsi nel 183 a.C. Roma è ormai la potenza dominante anche nel Mediterraneo orientale e, a pochi anni di distanza dal gesto plateale di Tito Quinzio Flaminio, già interferisce in maniera molto pesante con le decisioni delle polis greche e con la loro politica interna ed estera. Alla morte di Filippo V nel 179 a.C., il regno passò a suo figlio Perseo, il quale, proprio per timore dei Romani, condusse una politica molto cauta nei loro confronti. Tuttavia i Romani, con un pretesto, accusarono Perseo di bramare una rivincita e scatenarono la terza guerra macedonica, che avrà luogo dal 171 a.C. al 168 a.C. La terza guerra macedonica si concluse con la battaglia di Pidna del 168 a.C., vinta da Lucio Emilio Paolo, il quale esibì in catene Perseo durante il suo trionfo. Il re macedone morì in prigione pochi anni dopo e il regno di Macedonia fu smembrato. Vi lascio come sempre con alcuni riferimenti sitografici e bibliografici e vi do appuntamento alla prossima lezione, nella quale parleremo dell'età delle guerre civili. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande scrivetele pure nei commenti sotto a questo video, se questa lezione vi è stata utile ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi a Fuori Classe cliccando sul simbolo della campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblicherò una nuova video lezione. Grazie e a presto!